Pace e bene a tutti, sono Fra Gerardo e il tema del pensiero di pace per oggi riguarda la santità. Siate santi perché io sono santo, dice il Signore. Allora, se il nostro Dio, colui che ci ha creato, colui che è morto per noi in croce, è santo, dobbiamo esserlo anche noi in tutta la nostra condotta, proprio per rispondere al suo invito alla santità, nella fedeltà. Siate santi perché io sono santo. Ma che cosa significa essere santi? Che cosa devo fare per essere santo? Compiere la volontà di Dio, perché non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, dice il Signore. E che cosa devo fare per compiere la volontà di Dio Padre, perché anch'io voglio essere santo? Bisogna pregare, pregare, pregare con perseveranza, mettendo l'amore di Dio al primo posto, la sua volontà, per compiere quello che ci dice di fare, quello che ci dice nel Vangelo. Ma noi abbiamo lasciato tutto per seguirti, che ci manca ancora? Chiunque vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Ah, è questo che devo fare ogni giorno. Ogni giorno abbracciare la croce, la pena quotidiana, per trovare in questo la motivazione, la spinta verso il cielo, verso il regno dei beati e dei santi. È questo che dà pace nella libertà del cuore. Ma Signore, rinnegare se stessi, rinnegare la propria volontà, non è sempre così facile. A volte costa anche un po' di sacrificio. La vita richiede anche un po' di sacrificio, è compreso nel prezzo, ma con l'amore tutto si sopporta. Anche ciò che è duro e amaro ha motivo di Dio che è amore. Sì, oh Signore, tu sei la fonte dell'amore. Dammi sempre di questo amore perché ami te e la tua volontà sopra ogni cosa e più di quanto ami me stesso. E amare così il mio prossimo nel vincolo dell'amore verso Dio e possa così seguirti nel cammino della tua volontà per essere santo anch'io come tu mi vuoi. Certo. Non si può spiegare la santità tutta in un minuscolo pensiero di pace. Questo è solo un granellino di sabbia in un deserto o una goccia d'acqua in un oceano di pace. Purtuttavia, ognuno può fare la sua parte, contribuire a questa causa, rispondere a questa chiamata. Anche Maria, nostra madre, regina, vuole che siamo santi e ci vuole aiutare in questo cammino che non è sempre facile. Lei ci dice con queste parole. Io sono vostra madre, perciò desidero condurvi tutti alla santità completa. Desidero che ognuno di voi sia felice qui sulla terra e che ognuno di voi sia con me in cielo. Questo è lo scopo della mia venuta qui, è il mio desiderio. Oppure ci dice anche un altro messaggio. Cari figli, vi prego di accogliere da oggi la via della santità. Vi amo e per questo desidero che siate santi. Non voglio che Satana vi ostacoli su tale strada. Cari figli, pregate. E accogliete tutto ciò che Dio vi porge su questa via, che è dolorosa,
ma per chi comincia a percorrerla, Dio ne rivela tutta la sua dolcezza, in modo che risponderà volentieri ad ogni sua chiamata. Non date importanza alle cose di quaggiù, tendete al cielo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Sì, o Maria, aiutaci in questo cammino che è anche doloroso, faticoso, ed iniettaci l'amore che è la benzina per il nostro cuore, che ci dà forza, slancio e coraggio di desiderare Dio e il suo regno, che è vita eterna e eterna felicità. Facci santi, o Madre buona, santi come Gesù ci ha comandato, come il tuo cuore ci chiede e ardentemente desidera, così sia. Grazie a tutti e buon cammino di santità, pace e gioia.